Ok ragazzi, in questo episodio parleremo dell'integrazione fondamentale. L'ho già postato in alcune storie su Instagram in cui vi ho fatto vedere che mi sono arrivate molte domande in merito e l'avete chiesto un po' tutti quanti il fatto di dedicare un video all'integrazione. Ora, piccola parentesi, a me non piace troppo parlare di integrazione perché si tende a dare troppa importanza a un fattore che ha un impatto veramente piccolo in termini percentuali su quella che è la nostra composizione corporea. Però credo che possiamo comunque trarre degli spunti interessanti e posso condividere il mio pensiero e quelli che io reputo gli integratori fondamentali da mantenere durante il nostro mesociclo di lavoro. Allora, partiamo da un presupposto importante per capire un po' come ragiono e come approcciarci all'integrazione. Gli integratori servono ad integrare, quindi servono a far fronte a determinate mancanze, determinate lacune che l'alimentazione non può soddisfare. Ora, al di là del fatto che sul sedentario tendenzialmente esistono comunque delle lacune di micro e macro elementi, sull'atleta questo è ancora più vero. Perché? Perché siamo soggetti a uno stress molto importante dato dall'allenamento, a elementi infiammatori cui dobbiamo far fronte generalmente. Quindi nel caso dell'atleta sicuramente un protocollo di integrazione può aiutare a far fronte a queste carenze. Però qua sta il punto, che non serve che buttiamo roba perché va buttata, ma semplicemente cerchiamo di ragionare su quelli che sono gli elementi deficitari dal punto di vista di macro micro elementi e intervenire su questi specifici. Allora, primo integratore da questo punto di vista, i carboidrati durante l'allenamento. Ecco, l'elemento mancante, deficitario in questo caso, è logicamente energetico, ossia durante l'allenamento sprechiamo energie. Quindi un'integrazione di carboidrati ci può aiutare, che è alla base dell'integrazione sportiva, nel senso che i carboidrati sono l'integratore forse più utilizzato da un punto di vista dello sport in generale, e anche nel bodybuilding possono avere un impatto notevole. Ora, generalmente sono tre gli scopi in cui interveniamo da un punto di vista di utilizzo dei carboidrati durante l'allenamento. Il primo è di performance, nel senso che mettere glucosio nel torrente ematico in modo che il muscolo possa attingervi subito, istantaneamente, ci permette di avere una miglior performance nell'arco della seduta, soprattutto verso la fine della seduta quando iniziamo ad essere affaticati. Quindi il primo scopo è logicamente quello di performance. Il secondo, altrettanto interessante, è quello di andare a immettere carboidrati, generalmente l'input glucidico giornaliero, in una sfera in cui vengono utilizzati molto bene dal nostro corpo. Banalmente, quando ci alleniamo il muscolo va a far emergere in membrana tutti i GLUT4, quindi i ricettori di glucosio, quindi è un momento in cui il muscolo è perfettamente attrezzato per andare a prenderli. Quindi sfruttiamo quello che è il timing dei nutrienti per andare a inserire i carboidrati in un momento in cui il muscolo sa gestirli al meglio, quindi il nostro corpo li gestisce al meglio e c'è minor accumulo adiposo, soprattutto in contesti di iperalimentazione, quindi normalmente in massa. E terzo punto importante, direttamente collegato a questo, è il fatto che se andiamo a dare carboidrati subito al muscolo mentre si allena, allora a questo punto, nel momento in cui finiamo l'allenamento, già c'ha tutti i nutrienti a disposizione per iniziare i processi di recupero e sovracompensazione. Quindi molto banalmente, dopo che ci siamo allenati, il muscolo riesce a recuperare più efficacemente e questo ci porta a un risultato molto interessante, ossia che possiamo riallenarlo prima, aumentare la frequenza, aumentare il volume, quindi sottoporre il muscolo allo stesso stress ipertrofico più frequentemente, e questo ci porta banalmente a una maggior ipertrofia. Tra parentesi, nell'intra workout io tendo ad utilizzare anche il sale, perché il glucosio utilizza dei meccanismi sodio dipendenti di trasporto attivo a livello intestinale per essere assimilato, e d'altro canto voglio far fronte alla perdita di sali e liquidi che avviene soprattutto con la sudorazione, e anche in questo caso, quando tendo a sudare molto, quindi normalmente d'estate, inserisco anche del magnesio e del potassio. Secondo integratore super importante è il multivitaminico. Ecco, da qua vogliamo semplicemente far fronte alla generale carenza di vitamine che abbiamo nella nostra alimentazione. Ok, qua possiamo dire quanto ci pare che mangiamo a sufficienza frutta e verdura. Il problema è che i metodi di coltura di questi alimenti, soprattutto da un punto di vista di povertà dei terreni, non ci garantisce più un corretto apporto di microelementi. Certo, per carità, sopravviviamo, non interveniamo e non ci ritroviamo in situazioni deficitarie, però comunque generalmente siamo sempre sulla soglia minima. Invece da questo punto di vista, integrare un multivitaminico e da certi punti di vista abbondare un pochetto con determinate vitamine, come la vitamina C durante periodi invernali magari, o la vitamina D sempre durante periodi invernali, può essere sicuramente un'ottima idea. Da questo punto di vista un'ottima soluzione è quella semplicemente di valutare i livelli di vitamina D per esempio nel sangue, vedere se siamo in una situazione di carenza, eventualmente logicamente in periodi invernali, e andare ad integrarla in maniera specifica. Però un multivitaminico di base lo consiglio e lo inserisco sempre nel mio piano di integrazione. Terzo punto, gli omega 3
in questo caso vogliamo assicurarci un quantitativo corretto di acidi grassi essenziali nella nostra alimentazione. Anche qua, mangiate il salmone e mangiate lo sgombro, benissimo, però il quantitativo di omega 3 verosimilmente non è così alto come credete, soprattutto con i metodi di allevamento che ci sono attualmente. Quindi in poche parole è molto difficile andare ad assumere abbastanza omega 3 con lo sgombro e con il salmone. Ecco, un integratore da questo punto di vista può essere molto molto interessante, soprattutto perché gli omega 3 hanno un secondo ruolo che ci interessa, ossia sono antinfiammatori. E questo è molto importante perché, come ho detto nel video riguardo all'infiammazione, durante l'allenamento inevitabilmente creiamo dell'infiammazione, un'infiammazione che non vogliamo che si cronicizzi, che vogliamo bene o male tamponare. Quindi io personalmente consiglio sempre di inserire degli omega 3 per favorire anche in questo senso i processi di recupero del nostro corpo, poterci allenare con più efficacia e con più frequenza, quindi ottenere una migliore ipertrofia. Ora, detto questo, un quarto punto, ossia gli integratori specifici per esigenze specifiche, perché tutto quello che viene oltre questi tre integratori che ho detto, dal mio punto di vista, deve essere inserito soltanto a fronte di esigenze ancor più specifiche. Faccio un esempio: un soggetto che è stato in chetogenica per tanto tempo, una ridotta sensibilità insulinica, non riesce a utilizzare bene i carboidrati. In questo caso voglio aiutarlo con dei GDA, ossia degli elementi, degli integratori che mi permettono di utilizzare e partizionare al meglio i carboidrati che vado ad assumere. Banalmente la cannella, ancor più interessante la berberina. Insomma, un GDA può essere un integratore ottimo per avere una funzione di insulino mimetico, generalmente per gestire al meglio i carboidrati che vado a reinserire ed assumere. Quindi esigenza specifica, integratore specifico. Ancora, ho davanti una persona che prova a impegnarsi il più possibile ma non riesce ad addormentarsi prima delle 3 del mattino e si sveglia tutti i giorni alle 6, dorme 3 ore a notte e sta totalmente cotto. Il sonno è fondamentale per recuperare e avviare tutti i processi di sovracompensazione, ma soprattutto per avere una performance ottimale in palestra e, vogliamo dire, una vita dignitosa. Ecco, in questo caso interverrò con degli integratori per favorire il sonno, quindi valeriana, melatonina, ancora molto correlato al discorso del sonno, gli adattogeni, i cortisol blockers, quindi tutti gli integratori che vogliono far fronte a fasi di stress. Anche in questo caso, banalmente, la vitamina C, adattogeni come l'ashwagandha sono sicuramente integratori molto interessanti che possono essere utilizzati anche in questo caso, per esempio sotto gara, quindi durante una preparazione in cui il corpo è soggetto a tanto tantissimo stress e il sistema immunitario è completamente cotto. Ecco, altro discorso: quando ci avviciniamo in periodi di overreaching può essere interessante abbondare di vitamina C, anche 5-6 grammi al giorno, per far fronte a questo deficit del sistema immunitario che va a patire questo strato, questo stress generale derivante dall'allenamento. E anche qua esigenza specifica, integratore specifico. Ed ultimo, però qua vi dovete necessariamente rivolgere al medico nel momento in cui vi trovate di fronte a valori ematici sballati. Ecco, per esempio l'HDL bassissimo, l'LDL alto. Ecco, in questo caso il mio medico potrebbe suggerirmi di integrare con della niacina, che ha un impatto positivo sulla colesterolemia. Ho i trigliceridi alti, stesso discorso, la niacina è un ottimo integratore. E via discorrendo, nel momento in cui mi trovo di fronte a determinati deficit da un punto di vista di valori ematici, allora in questo caso posso inserire un integratore specifico a fronte di questa esigenza specifica. Quindi niente ragazzi, anche per questo video è tutto. Io spero di avervi dato degli spunti interessanti. Come ho detto, l'integrazione non deve essere vista come una manna dal cielo, però sicuramente può avere un impatto super super positivo e importante su quella che è la nostra ricomposizione corporea, se facciamo fronte a un'esigenza specifica. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione deficitaria e interveniamo con un protocollo di integrazione specifico. Ecco, in questo caso gli integratori possono essere veramente miracolosi. In tutti gli altri casi sono un po' dei palliativi, hanno un forte effetto placebo, e quindi vi invito a ragionare e vederli da questo punto di vista. Quindi per questo video è tutto, vi invito a scrivere qua sotto tutti i commenti che vi vengono in mente, tutte le domande, tutto il confronto e le osservazioni che volete fare. E detto questo, ci vediamo al prossimo video episodio.